8ª puntata di This is Futsal, amici appassionati di calcio a 5, ecco il vostro magazine preferito e dunque allacciate le cinture perché andremo a vedere tutti i 52 gol di questa 8ª giornata. Questi risultati dell'8º turno: Acque Sapone che batte Fiumicino 3-1, l'Asti si aggiudica con il Putignano il match per il quarto posto, lo scontro diretto per il quarto posto, il Bisceglie ferma sul pari i campioni d'Europa del Montesilvano, prosegue la marcia dei campioni d'Italia che battono sia 2 il Caos, Venezia conquista i primi punti del campionato andando a vincere 7-4 a Pescara, l'Oparense passa anche a Rieti 4-0, la Lazio fatica ma si impone 5-4 sull'Augusta. In classifica dunque restano appaiate al comando le due venete ancora imbattute, l'Uparense marca 22 punti, in scia la Lazio a 19, l'Asti si isola al quarto posto con 16, poi a 13 punti il Putignano viene agganciato da Acque Sapone, Montesilvano, Caos e Bisceglie a 10, Pescara, Rieti 7, Fiumicino 4, il Venezia abbandona 0 punti e aggancia a 3 l'Augusta. E partiamo con le nostre sintesi dal Pala San Quirico di Asti, di fronte alla squadra di casa in completo bianco e il Putignano in maglia rosso-blu arbitrano Galante e Gironese, è uno scontro diretto per il quarto posto, infatti entrambe le squadre sono appaiate a quota 13, 4 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte, 3 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 4 giornate per l'Asti, invece 7 punti negli ultimi 4 turni, 2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta per il Putignano. Ma attenzione perché al 10° minuto si sblocca il risultato, angolo di Lima, destro violentissimo da fuori area di Corsini che porta in vantaggio l'Asti per Corsini, è il secondo gol in questo campionato. In casa l'Asti ha sempre vinto, 3 vittorie su 4, ha perso solo con il Bisceglie, un'altra pugliese, ma attenzione perché al 12° Santana sbaglia il rilancio, Ramon anticipa tutti, mette al centro per Pellegrini, il primo destro è respinto da Finigno, il sinistro invece è vincente per l'ex nazionale Pellegrini, 2-0 il primo gol in questo campionato. Asti che non schiera ancora Cavinato, Putignano che invece ha fuori Thiago Costa, Putignano che fuori casa ha vinto solamente a Venezia, poi un pareggio e una sconfitta. Con le immagini siamo al 15°, ancora un calcio d'angolo di Pellegrini per un grandissimo destro al volo di Gabriele Lima che non dà scampo a Santana ed è 3-0 al 15° per l'Asti, 2 gol su calcio d'angolo. Evidentemente gli schemi preparati dalla squadra di Tabbia funzionano e c'è ancora tempo prima della fine della prima frazione per il 4-0 dei piemontesi, tiro libero dai 10 metri trasformato direttamente da Patias che dunque fa 4-0, va a salutare il suo pubblico e sale a quota 5 in classifica, marcatore. Nel secondo tempo il Putignano prova a reagire ma ancora Asti a premere sull'acceleratore, questo cucchiaio delizioso di Corsini colpisce il primo palo, poi ancora un calcio d'angolo di Lima per il sinistro di Cannella, vola Santana a deviare in corner ma sul susseguente calcio d'angolo ancora Lima pesca, questa volta Bessa all'interno destro del numero 15 dell'Asti, non è preciso, la palla termina sul fondo, siamo nel finale a 14°33, uscita pressing perfetta di Ramon che serve al sinistra Patias, primo destro respinto da Silveira, portiere in movimento e poi il tap-in ancora di destro e vincente per Patias che fa doppietta. 6 gol per lui in campionato, 5-0 per l'Asti a meno di 6 minuti dal termine. E allora il Putignano rischia Silveira portiere in movimento con Piffer che pesca Serenato sul secondo palo e Serenato accorcia le distanze, 5-1 per l'Asti, primo gol del Putignano e per Serenato è il terzo in questa stagione, passano altri minuti, siamo al 18°, sempre Silveira portiere avanzato, gira palla per linee esterne la squadra di Cavenaghi, vedete servito Bruno, poi Finigno, Piffer dentro per il tocco ancora di Serenato che realizza la doppietta e porta il risultato sul 5-2 per l'Asti, per lui diventano 4 i gol in campionato, ma non ci sarà più tempo per la squadra pugliese per cercare la rimonta perché a 5 secondi dal termine arriverà addirittura il 6-2 dell'Asti, Silveira parato da Scarparo che rinvia su Bessa, pallonetto vincente del numero 15 dell'Asti che sigla il 6-2 finale, primo gol per lui in campionato e l'Asti resta sola al quarto posto. Andiamo al Paladolmene di Bisceglie per l'anticipo tra i padroni di casa e Montesilvano campione d'Europa, rossa la maglia del Bisceglie, bianco-celeste quella del Montesilvano, arbitrano Bedende e Astolfi, attenzione perché dopo appena un minuto c'è il vantaggio del Bisceglie, sbaglia tutto Cuzzolino che rinvia sul piatto destro di Cacà in pressing nell'area avversaria abruzzese, si era defilato Dell'Oso che sostituisce Mammarella, dunque clamoroso gol del Bisceglie dopo appena 60 secondi, quinto gol in campionato per Cacà, poi il tentativo del Montesilvano, l'avete visto, Rogerio di destro la sua terra, Battistella deviato in corner, però al quinto minuto
arriva il pareggio, calcio d'angolo di Ghiotti, tocca Calderoli, lascia passare per il sinistro al volo di Rogerio che fa 1-1 sotto la traversa, quinto gol per Rogerio che poi diventa anche assist man per Calderoli. Un minuto dopo avete visto il gol di Calderoli che ribalta il risultato con la puntata di destro, 2-1 per il Montesilvano, settimo centro in stagione per Calderoli. Avete visto anche la traversa piena colpita da Pedaleira Clayton al settimo minuto, ma al quindicesimo c'è la ripartenza di Mosellin, destro volo di Kaká sotto l'incrocio opposto, 2-2, doppietta per Kaká, 6 gol in campionato, la partita nuovamente in parità, qui c'è un triangolo, Clayton, Gustavo Clayton, tocco di destra, uscita di Delloso, salva sulla linea Rogerio, si va a riposo con risultato di parità, 2-2 nel Bisceglie, manca lo squalificato, Jeff nel Montesilvano, mancano Mamarella, Borruto e Caputo, qui c'è il vantaggio però del Montesilvano, c'è un'azione di Rogerio da pivot che è lasciato di suola per Forti, destro sotto l'incrocio non dà scampo a Lyon, per la seconda volta Montesilvano si porta in vantaggio al Paladolmen 3-2, qui ci prova Lyon, il portiere del Bisceglie, con un destro diagonale che termina di poco sul fondo, ancora Lyon che pesca questa volta Kaká, puntata di destro e la palla va a colpire il palo alla sinistra di Delloso, si salva il Montesilvano e addirittura al quarto minuto va più due la squadra di Ricci, Calderoli ruba palla a Mosellini, si vola sulla destra e batte a tu per tu Lyon con un preciso tocco del 4-2 per il Montesilvano, doppietta per Calderoli che diventa il capocannoniere con 8 reti insieme a Scandolara, Fortino ed Hector. Avete visto una percussione di Gustavo deviato in corner da Delloso, ma all'ottavo minuto arriva il 3-4 del Bisceglie, Clayton per il destro di Kaká che sorprende Delloso questa volta in ritardo, ed è 3-4, tripletta per Kaká, 7 gol, avete visto il tiro libero intanto di Rogerio che viene fatto ripetere dall'arbitro Astolfi perché c'era l'asciugamano poggiato da Lyon sull'incrocio dei pali, dunque non si poteva procedere alla battuta, ma Lyon è bravissimo perché para ancora anche il secondo tentativo di trasformazione di Rogerio. Attenzione perché al 14esimo lancio lungo del solito Lyon con le mani di testa, Kaká anticipa Delloso e fa 4-4, poker straordinario di Kaká, 8 gol, capocannoniere anche lui insieme a Calderoli, il Bisceglie prova a vincere, Mosellin per Gustavo, diagonale di sinistro sul fondo, nulla di fatto, nel finale ci prova anche Montesilvano a portare a casa i 3 punti, tacco di per Battistella, conclusione di destro, diventa in corner da Lyon, ma finisce così, 4 pari. Eccoci a Montebelluna, di fronte la Marche maglia bianca, il caos è incompleto, Nero arbitrano Scali e Muratore, la Marche è prima in battuta con 19 punti, 3 vittorie consecutive con Acqua e Sapone, Asti e Fiumicino in casa ha sempre vinto tranne il pareggio con il Putignano, subito il vantaggio della squadra di Polito al settimo minuto, avete visto Adriano Foglia si è girato da pivot e con il sinistro di Rasoterra ha battuto Bragaglia, quinto centro non nel campionato per Foglia, poi Bragaglia si riscatta subito dopo su questa puntata di sinistro di Willem, ancora rimessa di Willem per la puntata di destro, Rasoterra di Duarte parata da Bragaglia, ci prova il caos, ripartenza centrale di André Ferreira per il sinistro di Andy respinto da Miraglia, sempre 1-0 per la Marca, ancora la squadra di Andri, Cialan rietta sul destro sul primo palo deviato in corner da Miraglia, ma al 12esimo arriva il raddoppio della squadra campione d'Italia, Fabiano per fuori al volo di sinistro per Papù che salta Anderson Ferreira e con il destro batte Bragaglia, 2-0 per Papù, secondo centro in questa sua prima stagione con la Marca. Marca che non è in campo, Ciraverte, Feller, Bertoni e Jonas per scelta tecnica, Nora perché ancora infortunato, qui c'è un colpo di tacco di Papù per Fabiano che va a realizzare il gol del 3-0 al 18esimo minuto, dunque si va a riposo con il triplo vantaggio della squadra di casa, il caos che ha raccolto 6 punti nelle ultime 3 giornate, fuori casa ha vinto solo a Rieti, poi sempre battuta, la seconda peggior difesa del campionato, il caos 30 gol subiti in 7 partite, non giocano nel caos Marcellino e Torino Andel, qui Foglia ruba palla a Scandolara all'inizio del secondo tempo, va alla conclusione respinta da Bragaglia col volto, poi sul sinistro la sua terra di Foglia ancora dentro, tocca sulla linea Papù che forse poteva anche risparmiarsi quel gesto poco rispettoso nei confronti degli avversari, comunque il 4-0 per il caos, avete visto nel frattempo il 4-1 del caos, chiedo scusa, 4-0 per la Marca, avete visto il 4-1 del caos realizzato da Scandolare in percussione centrale all'11esimo minuto, però è ancora la Marca, Bellomo per Coco che di destro manda la palla sotto la traversa, 5-1, qui avete visto nel frattempo 5-2 realizzato da Marchini sul secondo palo con Alan schierato come portiere in movimento, poi sinistro di Andy respinto, poi Uri ancora recupera palla, destro a giro che termina sul fondo, siamo sempre sul 5-2 18esimo, ancora Alan come portiere in movimento per Marchegno verso l'angolo, anticipa tutti Foglia, pallonetto delizioso a porta vuota di sinistro del 6-2 che chiude la partita, doppietta per Adriano Foglia, 6 gol in questo campionato, a nulla è valsa la mossa di schierare Alan come portiere in movimento nel finale da parte del caos, la Marca va a vincere ancora la sua 7ª partita su 8, resta imbattuta in testa alla classifica con 3 punti, arriva nel finale anche questo palo delizioso colpito da Foglia, davvero protagonista di una grande partita, vince la Marca 6-2.
Le campioni d'Italia, i vice campioni d'Italia del Pescara che ospitano il Pala Rigopiano, il Venezia, maglia bianca azzurra per gli abruzzesi, maglia granata per la matricola, arbitrano Gisondi e il Lotto. Pescara 7 punti, Venezia sempre battuto nelle prime 7 giornate, ma attenzione perché dopo 41 secondi lancio di Fornari di sinistro, c'è un tocco del difensore del Venezia, arriva Nicolodi di sinistro in anticipo su Civandigno ed è l'1-0 per gli abruzzesi, quinto gol in campionato per Nicologi, passano appena 18 secondi, arriva il pareggio del Venezia, assist di Cimanghigno, canonica in anticipo di destro su Fornari, fa 1-1, attenzione perché ancora in gol il Venezia dopo 13 secondi, partita veemente, Cimanghigno ha lasciato di suolo al destro di Rossa che ha battuto sotto la traversa, come avete visto dal replay, Barigelli, 2-1 per il Venezia, la reazione del Pescara di tacco Fornari per sovrapposizione di Borgato che ha sparato sul secondo palo solo con il petto da V, poi la ripartenza centrale di Almir Rossa puntata sul fondo, Barigelli allora lancia a sinistra a Sanetti che va alla conclusione di sinistro, respinto da Bertoli, nulla di fatto. Ottavo minuto, attenzione, punizione di Sanetti per il sinistro di Fornari che batte Bertoli del 2-2. Secondo gol in campionato per Fornari e pareggio del Pescara. Una partita che si mantiene molto molto equilibrata e intensa. Lancio lungo di Bertoli, Barigelli respinge su canonica per Cimanghigno, sinistro chiuso da Barigelli. Poi Taverna qui in anticipo su un avversario, va alla conclusione con il destro, palla che termina di poco alto, non c'è tregua. A 14 e 32 secondi Cantagallo converge da destra a sinistra, violento, solo sfiorato da Barigelli che non trattiene. Ed arriva il nuovo vantaggio del Venezia, 3-2, secondo gol in campionato per Cantagallo. Ancora Cimanghigno destro deviato in angolo, ma a 14.48 arriva addirittura il 4-2 del Venezia, calcio d'angolo di Canonico, colpo di testa in tuffo di Cimanghigno che fa 4-2, primo gol in campionato in Serie A per lui. Avete visto un angolo di Nicolodi sul palo nel secondo tentativo, ancora qui Nicolodi punta e salta sulla destra Lemau, destro respinto di piede da Bertoli, poi sulla respinta botta di Taverna, ma Sanetti invece di mandarla in fondo al sacco la respinge come se fosse un difensore aggiunto. Ancora Pescara qui con Sanetti deviato in corner, ma 19esimo arriva la rete del 3-4 del Pescara, Bigo Pelentier mette al centro, salva Rossa che rinvia però Taverna, anticipa Canonica, scambia con Morgado, va alla conclusione respinta da Bertoli, ancora Morgado, ancora Taverna e questa volta il gol del Pescara che a un minuto dal termine del primo tempo torna sotto 3-4 per il Venezia, secondo centro in campionato per Taverna, ancora Bigo Pelentier per Morgado che va giù, la palla arriva sul sinistro di Bigo Pelentier che termina poi sul fondo, ancora lo stesso Pelentier servito da Ercolesi e poi ancora Bertoli che salva su Taverna. Davvero emozionante il primo tempo, chiuso in vantaggio dal Venezia per 4-2, ricordiamo Venezia 0 punti, Pescara che viene da 2 vittorie consecutive, Sanetti in buca per Morgado che chiude il triangolo con il compagno di squadra, bravissimo Bertoli a chiudergli lo specchio, ancora Sanetti, Fornari, Sanetti, sinistro e ancora Bertoli che sostituisce tra i pali quest'oggi Androni, scelta tecnica quella di Pagana, imbucata ancora verso Sanetti, chiusa da Canonica, Sanetti per Fornari al centro per Morgado, il destro altissimo dell'ex nazionale, poi ancora Nicologi termina alto il suo sinistro, ma attenzione all'11esimo Ercolesi va a realizzare il gol del 5-3 su questo rimpallo con Fornari ed è 5-3, quinto gol per il capitano del Venezia, insiste ancora la squadra ospite, Fornari chiuso da Canonica che poi scambia con Alemão, destro fuori, ancora Pescara, bicicletta di Nicologi che va a concludere con il destro deviato in corner, poi qui c'è un gol annullato per un blocco irregolare a Nicologi, sempre 5-3 qui Davi respinto, poi sinistro per Morgado con palla che carambola sul braccio sinistro di Cimanghigno, vedete il replay, gli arbitri erano lì però evidentemente ci sembrava chiaro il tocco con la mano, la ripartenza del Venezia con l'occasione capitata a Cimanghigno, qui Taverna mette al centro con portiere in movimento, non serve i compagni, cioè non va a concludere, serve Sanetti, ma la difesa del Venezia si salva, ancora qui un triangolo tra Sanetti e Morgado, ancora una conclusione con Taverna, la palla che taglia tutto lo specchio della porta ma nessuno l'aggancia, attenzione siamo nel finale di gara, manca 1:15 e arriva il gol di Cimanghigno su Nicologi chiuso, 6-3 Venezia, poi al 19esimo lancio lungo di Bertoli per Cimanghigno, palla che si impenna, carambola sul destro di Canonica ed è il gol del 7-3 per il Venezia, doppietta per lui, 6 gol in campionato, 5 secondi alla fine, il gol di Nicologi finisce 4-7 ma per il Venezia sono i primi punti in Serie A, Pescara fermato dopo 2 vittorie consecutive. Ed ora siamo al Palo Alfatti di Rieti, dove i padroni casa in maglia amaranta ospitano la Luparense, capolista in maglia bianca arbitrano Pavese e Daidone. Rieti quart'ultimo con 7 punti, non ha mai vinto in casa, 3 sconfitte su 3 contro Marca, Asti e Caos, manca Adornato tra i laziali nella Luparense che è prima in classifica in battuta con 19 punti.
6 vittorie consecutive fuori casa, 3 vittorie con pareggio, il miglior attacco del campionato con 28 gol realizzati, la miglior difesa anche la squadra di Fernandez con 9 reti al passivo. Avete visto una serie di occasioni per la Luparense dopo il triangolo iniziale Dao, Jason Dao, qui ci prova ancora la squadra di Ceppi, lancio lungo Vendrame per Dao che fa la conclusione col sinistro smorzato da Vampeta in scivolata, si salva Weber. Il primo tempo si conclude con questa azione ancora della Luparense, triangolo tra Vampeta, Fortino, il capitano della capolista, destro che termina alto. Dunque squadra a riposo, senza reti, 0-0. Nella difesa però cambia tutto, comunque la Luparense accelera notevolmente, al secondo minuto si porta in vantaggio, triangolo tra Onorio e Canale, o meglio Vampeta serve Onorio che serve sulla corsa a sua volta Canale, il sinistro del numero 11, piega le mani a Curo, moto del vantaggio della squadra ospite, terzo centro in campionato per Canale. La reazione del Rieti, Giassone ruba palla a Onorio, va a puntare Weber ma la conclusione di destro termina sul fondo. Passano 60 secondi dal primo gol, arriva il raddoppio della Luparense, ancora Onorio a smistare il gioco della squadra veneta, triangolo questa volta con Canale che calcia di destro stavolta sul primo palo, anche qui Curo moto leggermente in ritardo, il 2-0 per le Luparense. Vedete ora dal replay il varco colto da Canal sul palo che però solitamente viene coperto dai portieri, doppietta per Canal, quarto gol in stagione. Prova a reagire il Rieti, Giardella anticipa Onorio, serve Sandegno, pallonetto delizioso del numero 7 del Rieti ma riesce con la mano Weber a deviare in calcio d'angolo, la conclusione dell'ex Luparense. Lancio lungo per Vampeta che anticipa Giassone, anticipa anche Kuromoto ma si trascina la palla sul fondo. Sempre 2-0 per la Luparense. Ancora la squadra di Fernandez con un'azione in pressing del Rieti che però viene aggirato molto bene. E allora Vampeta scarica per Fortino che si accentra sinistro e bravissimo questa volta Kuromoto ad opporsi alla conclusione del capocannoniere dello scorso campionato. Calcio di punizione per la Luparense, siamo intorno agli 8 metri, Euler sulla palla, fa il movimento Fortino chiamato alla conclusione di sinistro e ancora Kuromoto bravo a deviare, ma attenzione perché nel finale la Luparense dilagherà, siamo al 16° minuto, l'azione parte da Weber e allora Danieli riceve da Onorio nella triangolazione, questo è il palo pieno colpito da Danieli dopo il triangolo con Onori, questo invece è il gol che Danieli si va a prendere al 16° minuto, è ancora lui a chiedere il triangolo questa volta a Canale, va la conclusione invece di andare a battere, serve Fortino e numero 12 della Luparense batte Kuromoto, dunque il 3-0 per Fortino, li apprezziamo l'azione tutta in velocità, Canale, Danieli, palla per Fortino, sinistro, vincente 3-0 e Fortino diventa il capocannoniere con 8 gol anche lui. 17° minuto, il 4-0 definitivo, Merlin punta Giassona, rientra sul destro e fulmina sul primo palo Kuromoto, 4-0 Luparense, sesto gol in campionato per l'ex Augusta, continua la marcia in testa alla classifica del Luparense con 22 punti, 7 vittorie e un pareggio. E in seguire la coppia di Venete al comando ancora in battute con 22 punti, c'è la Lazio che ospitato a Colleferro l'Augusta, Lazio in maglia bianca, nero-verde la divisa dell'Augusta, arbitrano Cirillo l'internazionale Malfer, Lazio è terza come detto con 16 punti, 4 vittorie e 12 punti nelle ultime 5 giornate, manca Bacca lo squalificato in casa, una vittoria, un pareggio, una sconfitta, l'Augusta invece è penultimo con 3 punti, ha vinto solo in casa con il Venezia, come sempre sconfitto fuori casa, battuto 4 volte su 4, riduce tra l'altro la squadra di Vazza, 3 sconfitte consecutive con Luparense e Putignano fuori, Montesilvano in casa e anche il peggior attacco della stagione del campionato fin qui quello dell'Augusta con 14 gol e manca oggi tra l'altro ai siciliani Avila, avete visto una serie di conclusioni in cui c'è stato il tentativo di destro di Pereira che è stato respinto da Bortolotto ma non sbaglia Pereira all'11° rimessa laterale di Nuno per il numero 12 della Lazio che sul secondo palo si è fatto trovare pronto la deviazione, 1-0, terzo centro del campionato per Pereira che tra l'altro anni fa ha giocato pure con l'Augusta, attenzione però perché al 12° Bortolone in buca per Ferrari, primo destro respinto da Nuno che poi lascia lì la palla numero 13 dell'Augusta che trova il varco tra le gambe di Patrizia del pareggio dell'Augusta, 1-1 e quarto gol in campionato per Ferrari, avete visto ora l'intervento di Bortolotto sulla puntata di destro di Salas, ancora Lazio, Pereira per Ippoliti che prova il pallonetto e salva Bortolotto in uscita al limite dell'area di rigore, attenzione però perché Parrer qui serve sulla destra
Salas che va a battere sul primo palo Bortolotto e riporta in vantaggio la Lazio. Salas 2-1 per la squadra di Dorto, quarto gol in campionato, e arriva anche poco dopo anche il terzo gol di Pereira, doppietta per lui al 19esimo, servito da Nuno, ed è dunque 3-1 il risultato con cui si va a riposo per Pereira, doppietta e quattro centri in questa stagione. Bortolano qui ruba palla a Marchetti, però poi non riesce a battere la rete, complice anche la copertura di Patrizzi che sostituisce tra i pali oggi Bernardi, e poi Bortolano va a concludere sul fondo. Lancio lungo di uno per Pereira che scarica a sinistra per Dimash che chiude con il piatto destro, palla però troppo alta, sempre 3-1 per la Lazio. Fanteselli qui ruba palla a Saiotti, va alla conclusione con la puntata dal destro ma non inquadra lo specchio della porta, e allora Augusta prova a riaffacciarsi dalle parti di Patrizzi. Villela ruba palla per il destro di Ferrari da 15 metri che beffa questa volta Patrizzi, ed è il 3-2 dell'Augusta che torna in partita, doppietta per Ferrari, 5 centri in questo campionato. La Lazio con Ippoliti sinistro sul palo alla sinistra di Bortolotto, ma attenzione perché all'11esimo e 36 secondi, guardate, però il Ferrara fa impazzire Bortolone, scarica poi su Fantesera di prima per Salas, gioco da ragazzi per lui, piatto sinistro e il conseguente 4-2 Lazio, quinto gol per Salas in questo campionato. Passano pochi secondi, arriva il 4-3 Castrogiovanni sul secondo palo, colpo di testa preciso di Saiotti, quinto gol per Saiotti, ancora 30 secondi, Parrel per Salas, poi Politi con questo strepitoso gol di interno sinistro a giro, nulla da fare per Bortolotto, ed è 5-3 per Ippoliti, quinto gol in campionato. Pereira rubato palla, poi avete visto il sinistro al volo di Ippoliti, incrocio dei pali, ma arriva al 17esimo, il 5-4 dell'Augusta che torna ancora in partita adesso di Saiotti. Pereira per anticipare Ferrari fa autogol nel finale, rischia qualcosa la Lazio, qui Saiotti anticipa, Nuno mette al centro ma salve recupero Pereira su Bortolon, e nel finale c'è un'altra chance anche per la Lazio, ripartenza di Parrel Ferreira, sinistro respinto, il secondo destro salvato da Bortolotto, ma la Lazio riesce a vincere 5-4 sull'Augusta e resta terza in classifica. Concludiamo le nostre sintesi con il match del Palacastagna di Città Sant'Angelo di fronte all'Acque Sapone in maglia nera azzurra, il Fiumicino in completo giallo, arbitrano Conti e Giata. Acque Sapone settima classifica con 10 punti, 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, un successo e solo 4 punti negli ultimi 4 turni per la squadra di Bellarte, in casa una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte. O meglio, questi risultati dell'ultima giornata, in casa 2 vittorie e 2 sconfitte per la squadra di Bellarte, con 2 sconfitte su questo terreno contro Lazio e Marca. Il Fiumicino intanto qui ha sfiorato subito il gol con il salvataggio sulla linea di un giocatore dell'Acqua e Sapone, sulla ripartenza di Emanuele Ajala ha salvato Murillo Ferreira, qui dalla parte opposta Gaetano per Marcellini al centro per Coco Schmidt, chiuso, riparte allora Emanuele Ajala che salta Ferreira, salta Coco Schmidt, scarica per Gabi, poi sul secondo palo Moreira che non calcia, ancora Emanuele Ajala, salva di piede Saramello. Fiumicino che in classifica è il terz'ultimo, 4 punti, 2 sconfitte consecutive con Pescara fuori e Marca in casa, non vince ormai dal 1 ottobre ad Augusta, la prima giornata l'unica vittoria e poi fuori casa quella vittoria, 2 sconfitte, dunque cerca punti la squadra di Roberto Matranga. L'Acqua Sapone invece vuole ripartire dopo aver trovato, come detto, solamente 4 punti nelle ultime 4 uscite. Ecco qui il portiere del Fiumicino Martino, la pressione della squadra di casa, la conclusione con il destro di Hector che termina sul fondo, sempre 0-0, inizio molto molto equilibrato, percussione centrale di Sanchetta, puntata di sinistro deviata in corner da Martino, ma il risultato si sblocca al 13esimo minuto perché c'è questa azione di Hector e bella conclusione con il destro, Romanini proteso in tuffo, tocca evidentemente con la mano sinistra, calcio di rigore fischiato agli arbitri e rigore trasformato dallo stesso Hector che fa dunque 7 gol in campionato e sblocca il risultato a 7 dal termine del primo tempo, 1-0 per l'Acqua e Sapone sul Fiumicino. Acqua e Sapone che in casa, come abbiamo già detto, ha vinto 2 partite, ne ha perse altrettante. Qui c'è un tiro libero di Marcelinho Forbieri, deviato molto bene da Martino, ex portiere del Reggio Calabria, qui in bucata di Luiz per Crivellaro, chiuso in angolo da Marcelinho Forbieri, e poi il primo tempo si concluderà con questo destro di Hector respinto da Martino e poi chiuso in corner da Manuel Ajala. Si va a riposo con il risultato di Acqua e Sapone 1, Fiumicino 0. Eccoci di nuovo in campo, subito a questa pone sinistro di Caetano parato da Martino, ma una partita che si manterrà molto molto equilibrata, punizione di Hector respinta da Martino, riparte Manuel Ajala che non calcia e poi alla fine viene chiuso in angolo proprio da Hector che aveva battuto la punizione per gli abruzzesi. Ancora Fiumicino, Manuel Ajala punta e salta Caetano, il diagonale di sinistro non inquadra per pochissimo lo specchio della porta, Fiumicino vicinissimo al pareggio sia nel primo che nel secondo tempo. Qui Romanini per Manuel Ajala, sovrapposizione al centro, arriva il fratello Gabriel che incredibilmente va a battere con il sinistro e manda la palla fuori, era
più difficile sbagliare, ma poi ci pensa Crivellaro a realizzare il pareggio del Fiumicino al nono minuto. Intercetto palla e scarico violentissimo di destro sul palo e poi in gol. Il pareggio del Fiumicino ci sembra anche meritato per quello che si è visto in campo fin qui. Primo gol per Crivellaro, arriva addirittura la chance per portarsi in vantaggio al Fiumicino qui al decimo minuto. Fallo di Caetano su Gabriele Giara al limite dell'area, non ci pensa su due volte l'arbitro Giada che va a destare il cartellino rosso. Ecco qui il fallo di Caetano su Gabriele Giara, dunque Fiumicino che dovrà giocare con l'uomo in più per due minuti, avrà anche una calcio di punizione a disposizione che però non trasformerà. Andremo a vedere ora, qui batte infatti Romanini, prima respinto poi il sinistro sul palo, Fiumicino vicinissimo al vantaggio. Poi dopo 30 secondi verrà espulso anche Gabi per doppia ammonizione del Fiumicino, dunque le due squadre giocheranno 4 contro 4 e qui Saramello sfiora il gol del vantaggio, colpisce il palo interno sul triangolo con Marcelino Forghieri. Qua rientra l'uomo per l'Acqua e Sapone, l'Acqua e Sapone va a realizzare 5 contro 4 per 30 secondi di superiorità numerica. Avete visto, azione partita da Saramello, poi Marsiligno dentro per Ferreira, Murilo, Coco Schmidt sul secondo palo Zanchetta. Davvero un'azione da manuale quella dell'Acqua e Sapone che torna in vantaggio 2-1 per Zanchetta. Il sesto gol in questo campionato, questa è l'esultanza del numero 11 nero-azzurro. Romanini a tu per tu con Saramello, va la conclusione di sinistro chiuso dal portiere dell'Acqua e Sapone che poi non può recuperare il pallone, allora ci pensa Marsiligno Forghieri a spazzare via. 2-1 per l'Acqua e Sapone che chiude la partita al 17esimo con Murilo Ferreira per Zanchetto, di prima al centro per Hector, destro su uscita di Martino ed è il 3-1, doppietta per Hector che diventa anche il capocannoniere del campionato con 8 gol insieme ad altri 4 giocatori. L'Acqua e Sapone torna a vincere per il Fiumicino, ancora una sconfitta, l'Acqua e Sapone sale in classifica a 13 punti. E ora come al solito andiamo a vedere i 5 gol più belli di questa settimana. Questo è il programma della nona giornata, in programma sabato 19 novembre, Augusta Biscelli, poi Montesilvano Rieti posticipata al 29 novembre per l'impegno in UEFA Cup dei Campioni d'Europa. Fiumicino Assisi giocherà regolarmente sabato, così come Caos Acqua e Sapore, posticipo di domenica 20, invece Luparense e Ponzio Pescara, Putignano Lazio si gioca sabato 19 novembre. Infine l'altro posticipo tra Venezia e Marca Fuzza, il derby veneto con la Marca che giocherà il 29 novembre alle 20:15. È davvero tutto anche per questo ricco appuntamento di This is Futsal che come al solito torna fra 7 giorni. Grazie ancora e a risentirci.